One Podcast. Ciao, sono Francesco Lancia ed è un piacere ritrovarvi tutti per una puntata speciale di Dungeons & DJ. Cominciamo subito col dire che l'episodio che state per ascoltare è un episodio un po' particolare. Non sarà infatti un proseguio delle avventure che avete sentito finora e neanche un prequel o uno spin-off. È la registrazione di uno spettacolo live che si è svolto al Teatro del Giglio durante Lucca Comics & Games 2023. Purtroppo, per impegni precedenti, né Vittoria Cabello, né Brenda Lodigiani, né Francesco Costa hanno potuto prendere parte a questo show. E così non mi sarei sentito in pace con la coscienza a proseguire senza di loro le avventure della Compagnia della Cariola. Questo però non significa che non si possa dar luogo ad un'altra avventura con personaggi diversi in un universo tutto nuovo, anche se, sentirete, non del tutto. Ovviamente giocheremo sempre a Dungeons & Dragons, anche se, lo sentirete, in una versione super mega iper semplificata e ripensata per essere altamente interattiva con il pubblico che ha riempito il teatro oltre ogni ordine di posto. Grazie davvero di cuore. A giocare, lo sentirete, c'erano delle vecchie conoscenze, Rocco Tanica, Matteo Curti, Alessandra Patitucci e una new entry, Michela Giraud, comica, attrice e anche esordiente totale nel mondo del gioco di ruolo. Che ci volete fare? Evidentemente io ho un debole per le persone che non hanno mai giocato prima. Mi piace tenerle a battesimo e così abbiamo fatto, anche per dimostrare che è possibile cominciare a giocare da zero entrando in un gruppo di giocatori già esperti. Lo spettacolo doveva durare circa 90 minuti, ma a causa di un ritardo dovuto alla pioggia siamo stati costretti, lo sentirete, a correre più del previsto. Ah, una piccola nota. In questa puntata sentirete sempre delle spiegazioni sul regolamento, anche se poche, e i consueti pensieri del master, anche se, trattandosi di spettacolo live e non di sessione privata, saranno più i pensieri dell'improvvisatore Francesco Lancia che i pensieri del Dungeon Master. Spero comunque vi siano utili. A ogni modo, sperando vi diverta, ecco a voi la puntata speciale di Dungeons & DJ live at Lucca Comics. Ah, e mi raccomando, ascoltatela fino alla fine che c'è un annuncio che potrebbe interessarvi. Buon divertimento! Dungeons & DJ con Francesco Lancia. Signore e signori, buonasera e benvenuti a una puntata speciale di Dungeons & DJ qui da Lucca Comics & Games, qui dal meraviglioso Teatro del Giglio. Permettetemi di presentarmi, io sono Francesco Lancia, sarò il vostro master per questa sera e anche il master di questi quattro giocatori che hanno fatto la follia di sedersi al tavolo con me. Signore e signori, un grande applauso per Rocco Tanica! Alla sua destra, Alessandra Patitucci! Alla sua destra, Matteo Curti! E ci tengo a dirlo, per la prima volta nella sua vita al tavolo di un gioco di ruolo. Io sono felicissimo che abbia scelto di fare questa esperienza qui a Lucca con me, perché credo che Lucca sia il posto giusto per cominciare a giocare di ruolo. Signore e signori, Michela Giraud! Giocare di ruolo significa stare attorno a un tavolo e raccontare insieme una storia, facendosi guidare da una persona che si chiama Master, ma anche dal lancio randomico dei dadi, interpretando dei personaggi che corrispondono a qualcosa che abbiamo creato insieme. Questo, Michela, è il riassunto del gioco di ruolo. Io, per divulgare questo concetto e spiegare cioè che il gioco di ruolo non è una cosa complicata ed è una cosa molto molto divertente da fare, ho creato un podcast qualche anno fa che si chiama Dungeons & DJ, che immagino abbiate ascoltato. Ascoltato se siete qui. Bravo, e che ha visto attorno al palco due persone che questa sera purtroppo per impegni precedenti non sono con noi, cioè Vittoria Cabello alias la Rosanna Butancul, Brenda Lodigiani ossia Candelora Grattaciottoli. Nella seconda stagione si è aggiunto anche Francesco Costa alias Shenron Walsh, mentre invece attorno al tavolo vedete Morbegno per la legalità, prima e seconda stagione di Dungeons & DJ, Glera Narrua, seconda stagione di Dungeons & DJ, e Erpe Nombra, bravo, ossia Matteo Curti. Mi dispiace
Mi dispiace dover togliere però a Michela l'opportunità di creare un personaggio diverso da lei, è strano, un elfo, un nano, oppure di classe guerriero, bardo. Non faremo nulla di tutto questo perché la partita che giochiamo questa sera è un po' una partita strana. Infatti, caro, non lo sanno neanche loro, caro Rocco, cara Alessandra, cara Matteo e cara Michela, sui vostri fogli le schede del personaggio, ossia il mitico foglio dove noi giocatori di ruolo scriviamo le caratteristiche dei nostri personaggi creati, vedete che dove c'è scritto nome del giocatore c'è scritto Rocco Tanica, Alessandra, Matteo, Michela, eccetera, eccetera. Ma questa cosa è scritta anche dove c'è scritto nome del personaggio. Sì. Perché questa sera, durante questa partita, voi interpreterete la versione D&D di voi stessi. Ah. Oh. Beh. Quindi quello che vi chiedo è, nei prossimi 3 minuti, quindi non ci pensate troppo, di mettere dei punteggi che vadano da 1 a 20 nei valori di forza, destrezza, costituzione, intelligenza, saggezza e carisma che riguardano voi stessi. Cioè quanto avete di forza voi da 1 a 20? Ma sono tutte le mie qualità, tutte insieme. Perfetto. È incredibile. Cosa vuol dire forza? Forza, correggetemi se sbaglio, cari giocatori. Tra l'altro, scusate, prima di fare questa cosa, così intanto voi ci pensate, vi chiedo un gigantesco applauso per colui che prenderà i vostri umori, i vostri pareri, le vostre sensazioni da qualche parte in platea. Dovrebbe esserci Cristian Bellomo, in arte Zoltar, con il microfono. Dove sei, Cristian? Dove sei? Però, ragazzi, dove sei? È là, è là. Ah, sei là, perfetto. E hai un microfono, giusto? Sana. Aprite il microfono di pubblico, grazie. E tu hai un microfono, giusto? Ce l'ho. Perfetto. Allora, correggetemi anche voi se sbaglio, ma la forza, lo spiego soprattutto a Michela, la forza di un personaggio è proprio la capacità di sollevare cose, di scagliarle lontano, di fare a pugni. Ah, non la forza mentale, non è la forza, non gli scrivere. Non è la forza mentale. La destrezza di un personaggio è l'agilità, la capacità di schivare cose, come altro lo potrei spiegare? Perfetto, quello. La costituzione di un personaggio è quanto sta in salute. Sta bene o è sempre malaticcio? Se sta sempre bene, è un pezzo, è Joe Manganiello, ci avrà 20. Da 1 a 20? Eh? Da 1 a 20? Da 1 a 20. I mezzi se possono no, mettere. No, mezzo no, però c'hai 20 punti, mo fai il mezzo tu. Metti tra 1 a 20. Quindi la costituzione è quanto stai bene. L'intelligenza è quante ne sai. La saggezza è quanto capisci quando dire quello che sai. Cioè, l'intelligenza è... Mai. L'intelligenza è so tutto, sono la capitale del Madagascar. La saggezza è so quando dirla e non a caso in momenti del tutto casuali. E infine il carisma. Il carisma è quanto sei in grado di smuovere le masse, di convincere gli altri. Vi ricordo che stiamo giocando alla 5ª edizione di D&D, ma mi sento anche in colpa a dirvi questo, perché in realtà stiamo giocando a una versione mega, super semplificata di Dungeons and Dragons, evidentemente. Anche perché non abbiamo tanto tempo per giocare, giocheremo insieme per un'oretta, quindi insomma devo stringere un pochino i tempi, mi perdonerete. Che è la destrezza? La destrezza. Quanto sei agile. La destrezza se è quanto sei agile. Se a correre di qua e di là e schivare il ma colpo. Ma su di noi nella verità vera? È certo, è certo. Metti quello che pensi. No, è che... Metti quello che pensi. Di razza saranno tutti umani e come classe, diciamo, saranno tutti bardi, o comunque non gli darò nessuna classe in particolare. Sono bardi, ma tanto per modo di dire, insomma. Sergio copia, No, no, Sergio. No, sto guardando i numerini. Perfetto. Perché seconda fase che dovete fare, così poi completiamo la vostra scheda, è a seconda del punteggione che avete messo, mettere nel cerchietto più in basso nella vostra scheda personaggio il bonus che vedete qui. Quindi se avete scelto 4 o 5 mettete meno 3, se avete scelto 20 mettete più 5 in quel cerchietto lì. Ti torna Michela, ti sei già persa? È bellissimo questo gioco. Perfetto, ci vai. Giocano in molti. Perfetto, vai, scrivi. Compila la scheda ed è fatto. Normalmente nelle one shot di gioco di ruolo, cioè nelle partite singole, soprattutto in occasione di fiere o eventi, i master danno ai giocatori delle schede precompilate con su i personaggi che interpreteranno in quella partita. Io invece ho pensato di far interpretare agli attori loro stessi, facendogli compilare in maniera molto sommaria e incompleta per motivi di tempo le schede, ognuno con le proprie caratteristiche nella vita reale. Era un modo per conoscere le schede personaggio e allo stesso tempo un'occasione di spettacolo. Vediamo che cosa ne è uscito fuori. Maestro Rocco, al volo ci può dire quant'è la scheda personaggio di Rocco Tanica? Cioè, che valore ha in forza, in destrezza, eccetera, eccetera? Prego. Ho un 10 forza su 20. Ok.
che è la forza quella della disperazione, tipo devi salvare un amico e allora ti sollevi il okay. pianoforte. Mi sono dato 9 di destrezza. Ok, quindi una cosa di mezzo un po' scarsetto. Mi sono dato, dato che sono gracilino, un 8 di costituzione. Esatto, il pubblico borbotta perché ti vede più in forma evidentemente dell'8 e... Allora 18. No, no, adesso è esagerato. Sono stato un po' schiacciato sull'intelligenza, 20. Siamo d'accordo, siamo d'accordo. E la saggezza? La saggezza? Aspetta che mi godo l'applauso, no. Okay. La saggezza? La saggezza ho messo 16. Perfetto, e carisma? Sarebbe un po' di understatement, carisma 15. 15, quindi è una persona che potrebbe fare il mago probabilmente, no. Potrebbe fare lo stregone e magari non il guerriero, però sarei comunque un bardo, una non classe. Alessandra? Io come al solito la mia funzione è fisica, sì. Salvare, quindi mi sono data più forza, 15. Perfetto. Destrezza 10 ho dato. Sì. Per costituzione 18, okay. Non mi ammalo mai. Perfetto, ottimo. Intelligenza sono stata un po' bassa, 10 mi sono dato. 10, ok. Ma è una cosa umile però, non ti buttare saggezza via. Saggezza 8, ancora meno. Sì. E carisma 6. Carisma 6, perfetto. Quindi lei probabilmente è più fisica, potrebbe essere un guerriero o qualcosa del genere. Matteo? Allora, io forza mi sono dato 8 perché sono pieno di tutori e quindi non riesco a essere a esprimere la forza che avrei. Destrezza 12 perché le gambe funzionano, posso scappare. Perfetto. Costituzione 15, più sì. Che altro è una speranza di resistere alle piogge che ho preso in questi giorni e rimanere in salute. Intelligenza 18 perché sono vanitoso, ma saggezza 5 perché sono inopportuno, okay. Molto spesso. Perfetto. E carisma 10 che è a metà strada. A metà strada. Michela. Allora... Io mi sono data forza 5 perché vado in palestra da poco. Ok. Destrezza 8 perché... Costituzione 10 perché faccio pipì troppo spesso. Sì. E c'è qualcosa sì. Che non va. Intelligenza 15 perché so qual è la capitale dell'Italia ma non del Lussemburgo. Uh-huh. E saggezza 10 perché delle volte sei. Non so che di... Carisma? Beh, 20. Beh, ci mancherebbe. Scusate, sì, sì. 20. Hai messo destrezza 8? Hai messo destrezza ma no, 8? Ma io devo è una dire domanda. Sì, sì, sì. Prendi al volo sta penna. Perfetto, ok. È senz'altro 8, direi che è un ottimo risultato. Bene. Onesta quanto. Onesta, è onesta, onesta. Abbiamo creato la scheda del personaggio, quindi io direi che possiamo cominciare effettivamente a giocare. Allora... Come si gioca un gioco di ruolo, Michele? È semplicissimo. Adesso io vi racconterò la situazione e tu devi semplicemente reagire. Puoi dire e fare quello che ti pare. Io sarò qui a permettertelo, eventualmente a impedirlo, ma in genere te lo permetterò. Come vedete ci sono dei dadi sul tavolo, dadi che io come master userò, mentre invece non saranno usati i dadi nel caso dei giocatori. Quindi voi non lancerete dei dadi, colpo di scena, ma tutti voi avete una paletta, ok? E io ho... un cellulare, voi direte, che ci fai con questo cellulare? Molto semplice, cari amici. Quando loro dovranno lanciare un dado, chi deve lanciare un dado dovrà dare una caratteristica che secondo voi alcuni del pubblico hanno. Per esempio, indossano le mutande rosse, oppure ieri sera hanno fatto l'amore. A Luca Gomica. Ma certo, in tanti indossano le mutande rosse. È vietato. Tutte le persone che si sentono di rispondere a questa caratteristica alzeranno la paletta. Io fotograferò col mio cellulare questa immagine e il cellulare automaticamente, per questo avete la paletta, le conta. Io farò modulo 20, quindi le dividerò a gruppi di 20 e quello sarà il risultato di dado. Quanto sono stronzo. Questa è la cosa. Okay. Se vi state chiedendo cosa voglia dire modulo 20, vuol dire che non siete né informatici, né matematici, né ingegneri. A ogni modo ve lo spiego volentieri. Il risultato di A modulo B è il resto della divisione A diviso B. Ad esempio, 62 modulo 20 è 2, perché 62 diviso 20 fa 3 col resto di 2. Non è il 3 che ci interessa, ma il 2 che è il resto. Ad esempio, nella celebre canzone... 44 gatti in fila per 6 col resto di 2. L'operazione che si sta facendo è 44 modulo 6, che infatti fa 2, cioè il resto. E 15 modulo 20? Beh, fa 15, perché 15 diviso 20 fa 0 col resto di 15. Tutto chiaro? Vedi che ascoltando Dungeons & DJ si ripassa pure un po' di matematica. Quindi facciamo una prova. Se io volessi lanciare un dado e dicessi alzi la paletta, chi ha speso più di 200 euro in questa Lucca Comics & Games? Ragazzi, perfetto. Che benessere!
Perfetto, io fotografo la sala. Perfetto, eccoci qua. Ricordiamocelo sto pubblico. Il cellulare le conta e dice che il lancio del dado è 12, perché sono molte di più le palette, ma ne scarta ogni 20, 20, 20, 20, e quelle che rimangono sono 12. Tutto chiaro? Perfetto, perfetto, ci siamo, così siamo anche interattivi. Possiamo cominciare. Allora, signore e signori, a Lucca Comics and Games, poche ore fa, improvvisamente si è aperto un varco spazio-temporale che vi ha risucchiato dalla città toscana, portandovi via dalla pioggia, dalle persone, dall'animo di Lucca Comics e catapultandovi dentro a una taverna. Vi trovate catapultati dentro questa taverna e siete tutti e quattro seduti al tavolo. Vi guardate attorno e c'è una cosa che vi colpisce immediatamente. Il locale è pieno, pienissimo, ma non si sente neanche un rumore. Avete presente la taverna dove tutti sono ubriachi, ciarlano e cantano? Niente di tutto questo, anzi è esattamente il contrario. Ci sono un sacco di gente, c'è un sacco di gente, tutti umani, ma nessuno parla, non vola una mosca, nessuno alza neanche la testa dal proprio tavolo. Probabilmente hanno notato che siete apparsi nella taverna, ma non sembrano avergli dato il minimo peso. Dietro a un bancone c'è un locandiere, anche in questo caso sembra l'opposto del paffuto locandiere che potete immaginare in una situazione del genere. È magro, spento, bianchiccio, sembra solo una persona che non vede l'ora che arrivi la morte e lasciare qualcuno al posto suo qui nella taverna. Al muro ci sono teste di cinghiali, cervi imbalsamati, qualche brutto quadro, e vi colpisce che c'è una lavagna gigantesca con dei nomi tutti cancellati. Siete al tavolo, che cosa fate? Tanto una cosina da bere. Si sta. Proviamo a parlare con l'oste. No! No! Ma quello ti fa male, eh? Proviamo a vedere se qualcuno parla. Serviamoci, cioè, vabbè, siete già seduti. A capire se qualcuno parla. Ok, però innanzitutto vai te che sei forte. Vado io. E digli buonasera. Buonasera. Ok. Vedete Alessandra che si alza, si avvicina al locandiere, e il locandiere che sta pulendo il bicchiere, un po' malaticcio, fa: buonasera. Malaticcio? Beh, un po' non informissima, diciamo. Buonasera. Ma senta, ma come mai qua non parla nessuno? Posso chiederle? È una questione un po' delicata, se potete seguirmi ne parliamo, ma piano. Lo seguo solo io. Ci sei solo tu, per ora sta parlando solo con te. No, tu ci chiami e andiamo insieme, che andiamo, quello andiamo, è già in malaticcio. Andiamo, dai, che ci frega. Chiamo i ragazzi e andiamo a sentire che c'è da dire. Andiamo. Ok, vi alzate e lui vi fa segno di andare in cucina. Nel momento in cui tutti voi vi alzate, evidentemente fate un po' di rumore, nessuno fa una piega, nessuno distoglie neanche lo sguardo dalla zuppa che sta mangiando. Qualcuno se ne va, magari. Che zuppa è? Non lo so, una zuppa che fuma, una zuppa calda, una zuppa dei legumi, è irrilevante. Cioè, se vuoi vai e metti un dito nella zuppa. No, per capire, sai. Dimmi tu, che vuoi fare? Puoi fare quello che vuoi. Posso chiedere a uno, scusi, che sta mangiando? Cosa mi consiglia? Perfetto, quando vedete Michela che chiede a uno cosa sta mangiando, vedete che questo la guarda, sbuffa, cioè fa un grosso sospiro e fa legumi e si rimette a mangiare. Ah, vabbè, arrivederci, non è che... Non ti ha neanche detto buongiorno e buonasera, ti ha solo risposto così. Cosa vabbè, fate? Andiamo, seguiamo l'oste. Andiamo in cucina, sì. Ok, perfetto, l'oste vi accompagna in cucina e è molto guardingo l'oste, sembra quasi che non voglia che nessuno lo segua. Quando siete tutti e quattro, anche tu maestro, vai con loro? Sì, mi chiedevo se non fosse il caso di guardare sulla lavagna i nomi cancellati, se qualcosa ci... Se vuoi puoi farlo, mentre loro vanno tu vai sulla lavagna a guardare, scegli. Ma non voglio rimanere solo, voglio stare con i miei amici. Fermali e digli guardiamo prima sulla lavagna. Bravo. Raga, che ne dite di guardare cosa c'è scritto su questa benedetta lavagna? Dai, sì, ok. Vediamo. Andiamo a leggere. Lui vi ferma, vi avvicinate alla lavagna e vi accorgete che sono tutti i nomi, tutti cancellati. Tra l'altro, gli ultimi nomi sembrano italiani, perché c'è scritto tipo la madre dei draghi ed è cancellata, c'è scritto Power ed è cancellato, c'è scritto Luce Luna ed è cancellato. Okay. E altri nomi che in qualche modo sono italiani.
Oh, probabilmente vi starete chiedendo cosa siano questi nomi. Beh, è perché io questa avventura l'ho già giocata la scorsa, Lucca, con appunto i giocatori in questione, ai quali dovete aggiungere anche Cristina Scabbia e Nicola De Gobbis. La trovate sul canale YouTube di Lucca Comics and Games intitolata RPG Night Live. Ma sono, cioè, che saranno? Tipo dei modi per chiamare, tipo Giorgia Meloni? Gente che non c'è più e viene in questo modo evocata... Ma sono i morti saranno. Alla fine, se sono morti, che ce frega. Se non sono morti, moriranno. Andiamo intanto con l'oste. Andiamo a sentire che cosa dice l'oste in cucina. Ma, boh. Non ti fidi? No, devi fidarti. No, io mi fido, ma secondo me sono quelli delle zuppe che... non ce l'hanno fatta. Sì. Tu dici che è morto un altro e cancellano dalla zuppa. Che ci sono questi piatti che... Non sono fumanti, ma non sono rassicuranti nel colore. Guarda che secondo me qualcuno che è morto è... Tanto quelli delle zuppe potrebbe essere una serie di Rai 1, quei bastardi di Montefalcone. Quindi cosa fate? Andiamo in cucina a sentire che ci dice questo. Andiamo. Quando seguite l'oste vi accompagna tutti in cucina, che è la classica cucina con pentole attaccate, carne messa sul bancone che deve essere lavorata. Non c'è nessun altro in tutta la cucina, c'è solo lui. Lui controlla quando siete entrati tutti che tutti siano in silenzio e comincia a dirvi: Grazie per essere venuti. Lo so che non avete avuto molta scelta. Vi abbiamo evocato noi. E mentre lo dice è super guardingo. Non vuole che nessuno lo senta. Devo raccontarvi una storia. Voi non sapete neanche dove vi trovate. Voi vi trovate nel villaggio di Holzpuit. Era un villaggio come tanti altri, che con tutti i suoi difetti funzionava fino a qualche anno fa. Era stata fondata secoli fa da un gruppo di umani che avevano cominciato a lavorare il legno molto presente su queste terre. Erano diventati molto bravi e riuscivano a commerciare il legno con tutte le regioni vicine. Così il villaggio, ormai città, era cresciuto ed erano aumentati anche gli abitanti, tanto che a un certo punto non era più possibile prendere le decisioni necessarie per amministrare la città, mettendo tutti gli abitanti nella piazza e decidendo per alzata di mano. Dovevamo cercare un sistema diverso. Così abbiamo creato un gruppo di persone che decideva per tutti, e queste persone venivano elette ogni 2 anni da tutti gli abitanti. La città aveva ulteriormente prosperato e negli ultimi anni, con i suoi 20.000 abitanti, Holzpuit era diventata una delle città più popolose della regione di Costa Fredda. Aveva cominciato però a sviluppare tutti i difetti delle città popolose: differenze tra centro e periferia, crimini, rifiuti, sovrappopolazione per le persone che provenivano dalle regioni vicine. Più diventava grande la città, più diventava difficile gestirla, e ogni tanto si guarda attorno come se volesse verificare che nessuno lo stia sentendo. E così alla fine molti cominciarono a dubitare della bontà del sistema che aveva funzionato per anni, complici anche alcuni rappresentanti che avevano cominciato a rubare, a comportarsi non troppo egregiamente. Stronzi. Quando lui ti sente dire questa cosa fa: sì, diciamo anche noi così, anche se noi preferiamo dire corrotti. Stronzi. No, stronzi. Alla fine sulla piazza è arrivato qualcuno di molto potente che ha cavalcato tutto questo, un mago, il mago Zamaz, che ha promesso di risolvere questi problemi con un colpo di bacchetta magica. Era un mago molto potente, per cui la gente gli ha creduto e lo ha eletto. Ma lui, una volta salito al potere, come prima cosa ha lanciato un incantesimo che impedisce l'utilizzo della magia in tutta la regione, tranne per lui, ovviamente. Poi ha cominciato a minacciare tutti gli altri rappresentanti con la sua magia e alla fine è arrivato a cambiare le regole del gioco. Sono quasi 20 anni ormai che Zamaz ha instaurato un regime di terrore su Holzpuit e comanda da solo su tutta la città. Chiunque provi a opporsi al suo potere sparisce nel nulla, e così nessuno ha più provato a opporsi, ognuno accetta quello che è il suo destino. Qualche anno fa siamo riusciti a trovare una piccola crepa nel suo incantesimo antimagia, e una volta all'anno uniamo qui in taverna, in gran segreto, tutti quelli che una volta erano maghi e che ora hanno un minimo potere residuo. Con il potere magico residuo riusciamo a collegarci con altri universi e a chiamare qui 4 avventurieri, nella speranza che possano darci una mano a liberarci dal perfido Zamaz. Ah, quindi volete che vi aiutiamo? Questo è il motivo per cui vi abbiamo invitato, sì. A questo punto chiediamo a te che cosa significano quei nomi scritti sulla lavagna e perché sono cancellati. Quelli, a essere onesto, sono tutti gli avventurieri che abbiamo chiamato finora e che sono drammaticamente scomparsi nella missione. Vedi? Ci vogliono far fare... Dobbiamo tenere un po' un basso profilo però, perché il perfido Zamaz ha orecchie dappertutto e non ci si può fidare di nessuno. Non è escluso che anche in questa taverna al momento ci sia qualcuno che collabora con lui, che quindi già sappia del vostro arrivo.
l'ultimo gruppo di avventurieri, l'abbiamo chiamato un anno fa e ha fatto una finaccia e si è praticamente disintegrato a vicenda appena fuori da questa taverna. Bene. Ma nella tua testa che cosa dobbiamo fare proprio in pratica? Se sapessi che cosa doveste fare... Scusa, ma noi abbiamo già tanti problemi. Perché dobbiamo accollare questa pratica? No. Cioè, tutto bene. Scusa, eh. Cioè... Vabbè, no. Lo capisco, ma c'è ancora una cosa che non vi ho detto. Capisco che non siate tanto per la quale, ma c'è ancora una cosa che non vi ho detto. È che noi vi abbiamo invocato, ma non sappiamo come farvi tornare. Perché, vabbè, dai, che dobbiamo evocarci. Perché la magia che vi servirebbe per tornare ci è proibita da Zamaz, quindi se voi sconfiggete Zamaz la magia torna utilizzabile e magari riusciamo a riportarvi di là. Ma questo è il gatto? Un pochetto. Oste della Malora, dato che il cuore pulsante di queste attività è cacciarsi in guai terrificanti, io le vorrei chiedere, ma si sa dove risiede questo Osama? Questo Zamas. Questo Zamas del malanno di cui si fa un gran parlare, in modo che noi lo si possa visitare o interrogare o altro. A trovare l'abitazione di Zamas non farete certo fatica, è il castello più grande sito sulla collina del villaggio, è un castello gigantesco che lui si è costruito sulle nostre spalle, quindi basta che uscite da qui e vedete un gigantesco castello. Ma volete già andare dritti? Sì. Però... che cosa dobbiamo dire a questo Zama? Tanto ci succederanno delle cose nel frattempo, quindi cominciamo ad andare. Ma giusto per capire come ci presentiamo. Sì, ho capito, ma cioè, così si vestiti va. Così si sì, va. Si va. Sì. Se vuoi possiamo fare uno spuntino. Ma no, quella bianca. Zuppa poi, nera. Poi invece ci mi pare. No. Ma però potrebbero essere delle armi utile. Dopo una volta digerite. Quindi accettate? Sì. Sì. È un tornacontino? Ecco. Voglio torna dire, continuo, tutti bravi, tutti simpatici. Sarà la gratitudine eterna degli abitanti del villaggio di Ostia. Ma che ce famo? Chi vi vede più? Beh, allora vi dico la verità, sarà il fatto che possiate tornare a casa. Vabbè, dai, ce la dobbiamo far bastare. Andiamo. Prima che ve ne andiate, siamo riusciti a recuperare delle cose dal gruppo di avventurieri precedenti, perché immagino che voi non abbiate armi con voi, no, vero? No, ovviamente. A parte la simpatia, penso che no. Succede sempre così, non prendiamo mai dei guerrieri, eppure cerchiamo di aprire questo portale da un posto dove ci sono sempre persone con delle armi, con delle asce, con delle spade, però peschiamo sempre delle persone che poi non hanno mai... delle armi. Comunque sono riuscito a recuperare degli oggetti che vi do e vedete che lui tira fuori questa, che dice questo è credo sia un liquore fortissimo che portava uno degli avventurieri, e poi dice scusa, e peraltro potremmo pure assaggiare, ma c'è un'ascia, una pistola, perché mi devi dare la grappa? C'è questo che portava un avventuriero che aveva un lungo vestito nero e purtroppo non ce l'ha fatta neanche lui. Se prima l'oggetto era una piccola boccetta di liquido trasparente, ora l'oggetto in questione è un piccolo libro di preghiere. Io non ho scelto questi oggetti sapendo che cosa ci faranno, ma ho preso cose a caso che divertivano me. Saranno poi loro a capire se e come usarli durante la loro avventura. Grappa. Questo... Poi... un altro avventuriero ha preso questo. Beh, una pistola. Più utile del taccuino. Questa come la chiamate? Pistola. Pistola. E a che cosa serve? Per sparare. Tirarla. Tienila in basso. Ok, esatto. Quindi è un'arma? Sì. Sì. Attenzione che non lo so se uccide o no. Quella che ho dato agli avventurieri è una pistola a salve. In più l'ho caricata con 3 micette su 8 colpi, sempre per aumentare il caos. Ora, qui voi non lo sentite, ma Matteo ha già premuto il grilletto una volta e non è successo nulla, così lui pensa che sia scarica. Il prossimo oggetto, invece, che costituirà l'armamentario degli avventurieri è uno xilofono da bambino, comprato poche ore prima della partita in un negozio di Lucca, che saluto. Poi abbiamo trovato questo. Ah beh. Ma comunque, fate arrivare questo... gente strana, il maestro... Questo subito, guarda. Con questo faremo grandi cose. Sì. Beh, era il ritorno al futuro. Bravo Sergio. Devo dire
Il mago Zamax ha le ore contate. Quindi abbiamo solo una pistola e infine, come arma. E infine la cosa più importante. E qui vedete che diventa ancora più guardingo e si spaventa ancora di più. Noi maghi siamo riusciti a recuperare alcuni incantesimi che funzionano anche se letti. Solo che non abbiamo idea di che cosa significhino. E ve li diamo, magari vi possono essere... Scusi, Oste, ma quindi lei è un mago? Sì, siamo maghi. Ma può venire con noi? Abbiamo pochissimo potere. E non può venire con noi? Sarebbe molto pericoloso. Non può accompagnarci, purtroppo. È sicuro? Mentre lo dici, vedi che se ne va indietro quasi a nascondersi dietro le pentole. No, dobbiamo convincerlo. Ma alla fine non abbiamo potere noi. Non è particolarmente muscolare, né particolarmente... Ci sono già io muscolare, lo so. Vabbè, niente. Intelligenza. Qui ho dato ai giocatori 8 foglietti, 4 bianchi e 4 neri, ognuno dei quali riportava una frase in latino. Pronunciando quella frase si sarebbe attivato un incantesimo, solo che ovviamente loro non hanno idea di cosa significhi ogni frase. È latino. Basta leggerli perché avvengano, mi raccomando, usateli con attenzione. Però... basta leggerli a voce alta e succedono cose. Si avverano. Quindi non vanno utilizzati prima che ce ne sia un effettivo bisogno? Lasciamoli qua. Li potete utilizzare una volta sola. Sicuro incontreremo qualcuno. Però mettiamo che leggendoli ci capita una facoltà particolare, cioè dopo tale incantesimo diventi grosso il doppio. Che ne sai? Magari potrebbe essere utile o diventi più intelligente. Non è nessuno ha fatto il liceo classico. Sì, ma ormai sono passato. Ma io c'avevo 4 in latino. Quindi se era in greco era. Però insomma. Vabbè. Non funzionano i telefoni in questo luogo. Ma vogliamo provare? Tira fuori il telefono. Quando fai questa cosa, il mago fa. Che cos'è quell'oggetto? Questo è un oggetto che può essere molto utile se lo teniamo con noi. Vedi che si spaventa un po' e fa. E come funziona? Funziona, io lo so usare, tanto tu rimani qua, ti faccio sapere. Casomai ti posso restituire questo taccuino in cambio dell'utilizzo del telefono. Teniamo. Questo fa sempre comodo. Ma tu che gestore hai? Io ho Dungeon. Ovviamente guardi il telefono ed essendo in un altro universo, il telefono funziona perfettamente, le puoi fare le foto, quello che ti pare, ma non c'è campo. Non c'è non c'è campo. Giusto per tradurre. Non c'è campo, ricordatelo. Non ho campo, però posso fare delle foto. Vediamo se succede qualcosa. Non succede niente. Campo purtroppo non pare di no. Qui finisce la parte che avevo preparato per iniziare l'avventura. Da questo momento in poi è tutta pura improvvisazione. Cosa fate? Lui vi dice grazie mille per aver, diciamo così, accettato la mia impresa. Pare che c'è. Allora, noi abbiamo la possibilità di... Immagino il castello non sia vicino. Abbiamo un mezzo di trasporto, un cavallo, una carriola come ai tempi d'oro. Sì, un carretto. Se volete potete prendere il carretto che è qui fuori. Ecco. Le nostre risorse... Grazie, ma c'è il cavallo, c'è? Certamente, le nostre risorse sono a vostra completa disposizione. A ogni modo il castello di Zama non distata. Lei ha una persona fidata a cui si può chiedere di guidarlo, sto carretto, così noi siamo passeggeri. Ok. I giocatori cercano qualcuno che li accompagni. È una scelta importante, ma dal punto di vista improvvisativo la storia funzionerà sia che abbiano un accompagnatore, sia che rimangano da soli. Allora, tanto vale lasciare questa scelta al pubblico in sala, così questa storia la costruiremo ancor più tutti insieme. Pubblico, chiedo a voi, volete che una persona fidata accompagni questa compagnia di avventurieri o volete che vadano da soli? Se volete che vadano da soli, alzate la paletta! Ma come io, ragazzi, ma è la prima volta che gioco, almeno quello che il pubblico in sala non sa è che se avessero votato per un accompagnatore avrei usato uno di loro come personaggio non giocante per tutta la sessione, che quindi si sarebbe seduto al tavolo con loro, ma non è andata così. Pazienza, sarà per la prossima volta. Allora... E lui fa, purtroppo credo che nessuno accetterebbe una missione così folle. Pessi merda. Allora, prima di partire... La stagione suggeriva di rubare intanto del... Di predire? Rubare. Ma no, ce lo possiamo far dare. Del cibo, non tanto per noi, quanto metti che incontriamo i soliti mostri affamati che tiene occupati. Ma se trovi il drago col panino, questo ci può dare il panino o la zuppa, non è che c'è... Beh, però non è detto. Però intanto gli diamo il cavallo che guida, che c'è... Va bene, ci aspettiamo di trovare questo carretto equipaggiato d'ogni bene. Anche con i fazzoletti. E anche con dei fazzoletti. Siamo. Vedete lui che prima ancora che voi usciate, esce dalla cucina, apre appena appena e fa a una persona: hanno accettato, preparate il carretto.
e chiude la porta. Volete qualcosa da mangiare, da portare con voi? Sì. E vedete che vi dà due salami piccolini, della carne compressa sotto sale, in qualche modo, che potete mangiare. Chi se la prende? Io. Perfetto. Perfetto, ti dà queste cose. Ti dà queste cose, quindi segnati da qualche parte che tu hai due salami e della carne compressa. Mio sogno. Ok. Dove vuoi? Ma sezione arma? Appuntatelo lì, va bene, dove vuoi. Armi e munizioni. Armi e munizioni, salame. Questo può voler dire tutto. Allora, lei non conosce quest'arma, è una pistola, ha bisogno dei proiettili, ci sono? Questo io non li abbiamo trovati, non so se ci sono dentro. Perché non lo so qua. Pare che non ce ne siano. Magari tra un. Cioè... No, vedi. Quando tu fai così, un proiettile parte, rimbalza sulla pentola, rimbalza su un'altra pentola e colpisce di striscio il mago, che comincia a sanguinare sulla spalla e fa: ma che fate? Che diavolo fate? Sta morendo? No, allora vieni con noi che ti salviamo. Vieni con noi, andiamo che se sai guidare il carretto sei salvo. Quando lui si accorge che quello che perde è sangue e comincia a essere un po' debole, ma voi mi avete ferito? Non l'abbiamo fatto apposta. Hai visto com'è successo? Noi abbiamo maneggiato in maniera improvvida una cosa che era appena arrivata. Allora, chiediamo subito al locandiere una tovaglia per fermare. Ma è lui il locandiere? No, questo è il mago. Ah, mago. Questo è il mago, è sempre il locandiere. È sempre il locandiere. Locandiere e mago. Vabbè, anche mago. Tutti i maghi si sapranno medicare da soli, no? Se proviamo a fare una magia. Ok, lui caso, vai. Magari guarisci. Vai. Feritas guarisce. No, leggi quella. Ma è quella, questa. Dimmi che cosa leggi e leggilo se lo vuoi leggere. E dimmi a chi, verso chi lo leggi. Già ce lo spariamo. Cerco di dirlo a te, ma metti che stai meglio. Vai. Tu, dissine loqui, done calitur statuo. Nel momento in cui dici questa cosa, il foglio dalle tue mani sparisce, si polverizza e vedi che il mago comincia a fare. Mamma mia, come sto? Abbiamo peggiorato. Gli manca la parola, guarda. E sta sanguinando, quindi. Almeno vabbè, non si lamenta, quantomeno. Però ce ne stiamo un po' sprecando. Partiamo. Noi ci abbiamo da fare. Prendiamo una tovaglia e diamola a sto cristiano. A un certo punto lui vede che sanguina, non riesce più a parlare, è un po' spaventato, quindi apre la porta e va a cercare qualcuno, voi non sapete lì. Non possiamo neanche chiedergli il nome da scrivere sulla lavagna, perché quello è il prossimo, cioè muto e col proiettile. Vabbè, insomma, noi partiamo, dai. Okay. Ditemi che volete fare. Andiamo col carretto. Salami, andiamo. Ok. Rocco Tanica, signore e signori, Rocco Tanica. Questo ci salverà, perché lui sta suonando Ritorno al futuro. Guarda che alle brutte il carretto va a 88. Bravo. Ok, posso sapere come vi siete divisi gli oggetti? Perché è importante qualora qualcuno di voi dovesse venire a perire. Io ho il salame e non lo do. Ok. Poi ho la grappa. Sì. E a me è rimasto la lettera ai Corinzi. Tutto sommato. Ok, Alessandra. Io la pistola. Perfetto. Xilofono. Ok, e scusa, gli incantesimi chi li tiene? Perché non saranno... quelli sono, li teniamo, ma non stanno sul tavolo, vi state per mettere in viaggio, quindi qualcuno li deve raccogliere. Li potete anche tenere sul tavolo per il momento, l'importante è che mi dite che qualcuno li ha presi e se li ha messi in tasca. Ma li può usare soltanto li può usare chi vuole. Dividiamoci. Allora, io mi prendo due incantesimi. Dammi una frase corta che è più facile da capire. Queste, guarda, sono poemi. Dai, facciamo. No, questa è Cresca Tomni. Attento a dirlo! Ho detto soltanto l'inizio. No. Ho capito che c'era il rischio, ma hai visto solo l'inizio. Ok, uscite in maggio. Che fate? Scusate, uscite dalla cucina e vi ritrovate nella locanda. Trovate andiamo la stessa situazione di prima, semplicemente qualcuno se n'è andato. Però stanno sempre tutti. No, passo svelto, andiamo al carretto. Ok, perfetto. Appena uscite dalla taverna, in realtà trovate già il carretto pronto. C'è un carretto guidato da un cavallo e ci sono quattro posti perfetti per voi e potete tranquillamente. Vabbè, saliamo. Camminare. Direi. Ok, chi si mette al controllo del cavallo? Ok, perfetto. Rocco guida. Bravo, perfetto. Rocco guida. Vedete Rocco che prende le briglie del cavallo, voi vi mettete dietro. I posti sono due davanti e due dietro, quindi Rocco che sta vicino al cavallo, vicino a Rocco chi c'è?
Sto io con la pistola, dai. Perfetto. Io e dietro, ci fumiamo. Noi con la grappa. Facciamo quelli davanti, sono stronzi. Quella è ufficialmente la grappa o è una pozione magica? Assaggiala e ti dirò. Dai. E occhio. Basta che la... No, facciamo una cosa. Fai una prova. Abbiamo del, non so, intorno c'è vegetazione? Beh, ci sono le... Sì, è l'erba. Allora, fai una prova. Allora, dai, assaggio la grappa. Senti se è buona. Senti l'odore. Sei veleno? Mortacci. È potente. Come no? Io la butterei su delle foglie. Mazza che pavidi, oh. Dai, assaggiamo sta grappa. Quando vedete lei che beve questa cosa, dice... Non è male. Che cos'è, Michela? È alcol, è grappa. Si sta bene, c'è un po' di coraggio. Questa quando, come fa caldo, freddo, perché casomai ci scaldiamo? Bella domanda. La temperatura è una giornata primaverile, diciamo, non troppo calda, non troppo fredda. Il clima sembra abbastanza quello del nostro pianeta e anche attorno a voi la vegetazione sembra quello del nostro pianeta. Sembra una terra che si è fermata a 400-500 anni fa, più o meno. Okay. Quando uscite dalla taverna, quello che vedete è un villaggio, anche posso dire un quartiere abbastanza figo del villaggio, quindi ci i sono i parioli, sì, non ci sono i palazzi grattacieli ovviamente, okay. Sono tutte casette piccole, però sono casette che voi percepite di gente che comunque sta bene, economicamente. Allora. Un reticolo di strade a destra e a sinistra e poi in lontananza effettivamente vedete prima un bosco e poi oltre questo bosco una collina e c'è un castello gigantesco. E che sarà quello? Quindi dobbiamo andare dentro sto per bosco, forza. Mi pare di capire. È vero. Potete fare quello che volete, letteralmente. Allora, Rocco, tu ti senti abbastanza padrone della situazione, sai guidare bene il... Ma noi non possiamo chiedere a qualcuno di questa gente ricca se ci dà delle cose, sono ricchi. Ma chi? Ma non ci parlano. Quelli stanno. No, ma questi dentro le case, sono case ricche. Sono case ricche. L'esperienza ci suggerisce che andare verso, almeno dal mio ricordo, che andare verso l'azione è un modo di progredire, sì, senza andare a disperdersi in rivoli. Mi sta giudicando perché non ci danno. Qui sta succedendo una cosa molto interessante per me. I giocatori più esperti, che nella loro carriera di avventurieri hanno spesso resistito all'avventura, vi ricordate Erpe nel suo special o Morbegno per la legalità che rimane fuori dalla caverna del drago, adesso invitano l'esordiente totale Michela Giro a non temporeggiare e a buttarsi rapidamente all'azione. Non c'è ovviamente niente di sbagliato a voler esplorare i dintorni, ma è spesso un modo per rimandare l'avventura. In gergo improvvisativo questo viene chiamato bridging. Il bridging è una delle tante strategie, spesso involontarie, che gli improvvisatori usano per rimandare l'azione. Un classico esempio, tratto dal libro Must per improvvisatori Impro for Storytellers del maestro canadese dell'improvvisazione Keith Johnston, è il seguente. Cappuccetto Rosso doveva uscire per portare le focacce alla nonna, ma prima decide di rassettare la camera, pulire la cucina, preparare le lasagne. In pratica l'improvvisatore conosce cosa la storia gli richiede, ma lo rimanda, preferendo altre attività, con lo scopo, spesso involontario, di ritardare il momento in cui dovrà affrontare il pericolo. Oh, per inciso, non è che se uno non va subito ad affrontare il mostro, allora sta automaticamente facendo bridging. Dipende da cosa fa durante questo bridging, cioè se quello che avviene durante il bridging sia utile o no ai fini della storia. Lo so, però andiamo, se tu vuoi andare, chi sono io per dire no, non andiamo? No. Vai, ti aspettiamo, vai a chiedere. Vado? Ok, ragazzi, c'è una casa di un mega ricco. Sì, fermatevi, sì, un attimo, è proprio quella la sensazione. Ok, oh. Io bussi. Quando tu bussi, senti io dall'altra parte... Chi è? No, arrivederci. Così ho sbagliato. Che è così. Quindi che fai? Come ti muovi è un guaio. Sono una ragazza normale che però può essere piacente. Una persona. Senta, ma lei... Noi siamo quattro forestieri. Lei è molto ricco? Che domanda è? Cosa volete? Sapere se magari c'ha qualcosa in più che ci vuole dare, se si vuole disfare, c'ha tante cose. Non ho niente, andate via. È sicuro, sicuro? Mi fai un lancio su carisma? Mi dici una caratteristica che risponde a qualcuno di loro che possono avere secondo te? Io voglio uno che ieri sera ha rimorchiato. Quindi chi di voi ieri sera... però chi, la probabilità chi è bassa, di voi ieri sera ha rimorchiato? Sulle palette. Grande, uno solo, bravo! L'eletto!
Però ce n'era uno anche uno laggiù, quindi hai fatto due. Che bonus di carisma hai? Più 5. Disastro. 7 è comunque poco. Senti lui che fa: non voglio liberarmi di nulla, andate via, sparite, non voglio parlare con nessuno, portate solo guai, ogni anno è così. Uff, ammazza, ma che fa così? Vabbè, arrivederci. Cosa fai? Sei ancora sulla porta. Vai sfondarla la porta. Ah, ok, e dico, aspetta, guardi, io lo so che lei ce l'ha con tutti quelli che sono venuti prima, ma noi siamo diversi. E io lo testimonio il fatto che io rimango qui. Lei si senta libero di aprire o meno, non si senta costretto, ma io so che se lei apre la porta, la sua vita cambierà. Aspetta, una reazione. Aspetta. Cioè, Francè. Allora, siccome qualcuno del pubblico ha gridato ispirazione. L'ispirazione è una regola che il master può usare per ricompensarti per aver interpretato il tuo personaggio in modo aderente ai suoi tratti di personalità, ideali, legami o difetti. Se hai ispirazione, puoi spenderla quando effettui un tiro per colpire, tiro salvezza o prova di caratteristica. Spendere l'ispirazione ti fornisce vantaggio su quel tiro. Ti faccio adesso questa cosa, ti do il punto ispirazione e te lo faccio usare subito, quindi ti faccio ritirare il dado istintivamente. Fai di nuovo un lancio di carisma, stavolta cerca di fare più di 2. Ok, lancio non di carisma. Ha rimorchiato. Allora, io vorrei sapere chi non ha mai avuto un rapporto sessuale a Lucca Comics. Sulle mani. Ok, fermi così che prendo tutti. Beh, comunque guarda che... Lucca Comics. Ok, 13 palette tolte a modulo 20, 13 palette più 5 di carisma, 18. Vedi il signore che piano piano apre la porta e dice: come cambierà la mia vita? Beh, innanzitutto... Brava, lei potrà venire ai miei spettacoli di stand-up comedy. Oh, e lui chiude la porta immediatamente. Aspetti. E le darò metà dei miei guadagni. Lui apre la porta e fa: no! E chiude ancora più forte. Cosa fai? Proviamo un incantesimo. Sono incinta. E il figlio è suo. Non è possibile. E lui fa: non è possibile, non ho rapporti con una donna da anni. Lei pensa, ma in realtà è così. Non è possibile, state mentendo, andate via. E guardi, se lei apre la porta, avrà un concerto. Basta, non mi convinci! Andiamo, dai. Ce ne andiamo? Se volete provo a sfondare la porta. Mi spoglio! Poi rubi, poi chiama la polizia, poi è un casino. Ma secondo me non vale la pena. Una cosa da da questo momento non senti più risposte dall'altro lato della porta. Oh Gesù, vabbè ragazzi. Ma proviamo a prova a aprirla. È aperta magari. È aperta? Prova. Ok. Tu provi a fare così con la maniglia e la maniglia è chiusa evidentemente. Niente, andiamo. Lei sta facendo del male a una persona, lo sa? Ti apre per sfinimento. Cosa fate tutti quanti, anche voi tre, mentre lei sta, la lasciate qui, la andate? Lì. No, non la lascerei mai, ma la inviterei con trasporto a salire sul mezzo di trasporto. Ok, l'ultima chance che ho è: vuole un po' di grappa? Quando dici così, lui apre la porta e mette la mano di fuori. Vi starete chiedendo perché dopo tanti tentativi ho accettato questa proposta, la proposta della grappa. Un po' perché mi sembrava un utilizzo ispirante di uno degli oggetti che avevo dato loro all'inizio, ma anche per evitare quella che in gergo improvvisativo viene chiamata contrattazione. La contrattazione è quella cosa che avviene quando due personaggi hanno due obiettivi contrapposti e cominciano a discutere come fosse un tiro alla fune. Succede spessissimo ed è legato al fatto che nessuno dei due personaggi, proprio come nella realtà, sia disposto a perdere il confronto. È un momento di stallo nella storia, soprattutto se troppo lungo, una fase in cui non accade nulla e nella quale dopo un po' nessuno si diverte. Per evitare le contrattazioni nel mondo dell'improvvisazione teatrale si impara che se l'altro non vuole cedere, basta che ceda tu, almeno si sblocca la situazione di stallo e si può scoprire come avanza la storia. E tu gli versi la grappa sulla mano? Eh sì. Nel senso, no, guardi. E lui la ritira dentro che sei rincoglionita e chiude la porta. No, aspetti. Un po', lasciate fare a me ragazzi, io c'ho tutto in mano. Ragazzi, guardi, lasci fare a me.
Ecco un po' di grappa, tenga. È buonissima questa. Quando gli porgi la bottiglietta, lui effettivamente se la prende. Tra l'altro gliel'è data stappata. Quindi lui la prende, l'assaggia e dice: ah, effettivamente è molto buona. Allora forse posso aiutarvi in qualche modo. Che cosa, di cosa avete bisogno? Che facciamo? Ci facciamo accompagnare? Sì, è della zona. Sì, un mezzo di trasporto più veloce. Allora, noi dobbiamo andare da un... Possiamo dire i cazzi nostri a questo che conosce. Allora, noi dobbiamo andare al castello. Al castello di Zamaz, ma siete no, pazzi? No, al castello... Un castello c'è in questo posto! Ma il castello inteso come... Noi dobbiamo attraversare il bosco. Un bocca al lupo, andate! Ci può dare una mano? Sì, è là. E esce la mano dalla porta e fa è là. E ti indica effettivamente sì, il posto. Sì, però lei che è del posto ci può dare dei consigli. Ci può accompagnare. Ci può dire, dare un aiuto. Il bosco non è poi così pericoloso. Il pericolo arriva dopo. Vabbè, allora. Perché da quel giorno Zamaz ha perso completamente la testa. Senta, ma che tipo è sto Zamaz? Era un bravo mago, uno dei tanti. Adesso è diventata una persona terribile che non vede altro che sfogare la sua rabbia, la sua frustrazione su tutti gli altri con quello che gli è successo. Ma a parole o a fatti? Anche a fatti. Cioè che fa? Schiocca le dita e le persone scompaiono di fronte a lui, spariscono, deflagrano, sono sangue e basta. Quindi un consiglio per... Il mio consiglio è starne alla larga. Ho capito, ma... A parte che noi non ti stiamo sentendo. Ragazzi, stiamo pensare che cosa posso siamo chiedere così allora? Sul carretto che guardiamo. Sì. Ok, quindi scusi, se io ipoteticamente dovessi sconfiggere una cosa a questo Zamaz, come potremmo fare? Voi state parlando di sconfiggere il mago più potente del mondo? Beh, alla fine sì. Beh, l'unica cosa che lo farebbe tornare con la ragione come era un tempo sarebbe che qualcuno gli ridia la moglie, ma questo non credo sia possibile. Ok, ma dove sta questa? Dove vanno le persone quando muoiono? Beh, la trovate lì. Ma ok, dove sta il cimitero? Fatta. Ragazzi, non sapete. Il cimitero è appena dopo il bosco. Ma è morta questa? Sì, ma abbiamo un sacco di... Sì, andiamo al cimitero, grazie. Allora, visto che questa scena non prevista con un abitante del villaggio aveva preso un botto di tempo, ho preferito dare al gruppo l'informazione sulla moglie di Zamaz qui, invece di fare un altro incontro che chissà quanto sarebbe durato. Alla fine, mettete in conto che qui già cominciavo a vedere gli addetti del teatro che mi facevano fretta perché c'era il rischio di sforare e di finire nell'orario dell'evento teatrale successivo, e gli eroi non erano ancora arrivati neanche al bosco. Meglio accorciare i tempi. Anche perché a volte i Dungeon Master sono gelosi dei propri segreti. Vogliono che gli avventurieri li scoprano in un dato punto della storia che hanno deciso loro. Ma dice il saggio Master: non siate avidi, svelate il vostro segreto, perché tanto voi siete il Master e sarà più stimolante inventarne di nuovi nelle prossime sessioni. Per il, per il cimitero è appena uscite dal bosco, andate sulla sinistra e trovate il cimitero. Va bene, e c'ha dei soldi, delle cose ci vuole da? Ma mi avete preso per una banca, boom, e chiude la porta. Ci ridà la grappa? No! Va bene, ok, ragazzi, non avete capito, c'ho tutto in mano. Allora, Zamaz sta fuori di testa perché era innamorato della moglie e sta moglie sta... Dove vanno le persone che muoiono? Io ho detto cimitero, non so se volete di altro. Però secondo me questa è morta. Per me noi dobbiamo uscire e andare al cimitero. Ed evocarla o roba del... O andiamo al cimitero. Va bene, che magari abbiamo di quei foglietti con scritto... Questo è proprio tempus cessat. Non lo dire. Okay, andiamo? Andiamo. Ok, vai. Ok, vi mettete di nuovo nella carrozza, insomma, cominciate a camminare. Qual è la vostra destinazione? Cimitero. Cercando di aggirare il bosco, se c'è modo, perché sennò al bosco continuiamo a incontrare il cinghiale parlante. Okay. Ho capito, però non arriviamo mai a sto castello, se no. capito, arriva il cinghiale, il daino, cioè... Da che lato vuoi provare a passare il bosco? Non lo so, se è Rocco che guida. Rocco, ma tu nella vita sai guidare un cavallo? Sai continuamente. Povero sciocco. Va bene. Sì, so fare... Te lo do per buono. Tu dai. Puoi fare il verso. Io so fare il cavallo. Aspetta. E questo come ti aiuta a guidare il carretto? Magari lo tranquillo. Vabbè, comunque. No, se no... Cominciamo ad andare. Okay. Il carretto si muove. Sinistra o destra del bosco?
No, no, a destra, perché a destra del bosco. A destra del bosco. Ok, cominciate a camminare. Cominciate a camminare, insomma, e vedete che il bosco si estende per un bel po'. E nel frattempo il castello che prima avevate davanti si sta spostando dietro di voi, ok? Nella visuale. Non che si sta spostando e si sta muovendo, siete voi chiaramente che vi state spostando. E quindi per prospettiva vi rimane un po' dietro. E voi state camminando ai confini di questo bosco, che evidentemente si estende un bel po'. Vi specifico che non è un bosco cupo, foresta, cioè una roba buia che fa paura. È un cavolo di bosco, una pineta, non so come dirti. Vabbè, dai, entriamoci, così almeno tagliamo. Tra l'altro ci sono dei sentieri ogni allora, tanto che attraversano. Io sono per tagliare e andare dritti al castello, se no. No, dobbiamo andare al cimitero prima. Ma se faccio scoppiare un colpo, il cavallo? Hai detto che era dietro il bosco. È un casino, magari inizia a trottare di più, provo. Io ho detto... No, io la guida, quindi... io ho detto che il cimitero è... Dietro al bosco, hai detto. Io sparo adesso, perché non ce la faccio, vai. Quando lei fa così, ovviamente quello che succede è che il cavallo fa niente. L'ho detto, non si lancia a tutta forza. Mi fate no. In questo caso lo dovrebbero fare. Ah no, facciamolo tutti e quattro. Mi fate un tiro di destrezza a testa? Qui Alessandra si è comportata come la classica figura dell'istigatore, riportata a pagina 6 della guida del Dungeon Master. L'istigatore è un giocatore impaziente di far accadere qualcosa, anche se questo significa correre qualche pericolo. Mi fate un tiro di destrezza a testa? Vorrei sapere quante persone soffrono per amore. Su. Ma poveri. Poche. 1, 2, 3, 4, pare, conta praticamente da solo. 7 più il tuo bonus di destrezza, che è meno 1, quindi hai fatto 6, Matteo. Quelli che sono venuti a Lucca in macchina. Ah, così se fa. bravo. Ok. 9 più destrezza. 9 più destrezza 1. 10. Alessandra. Quelli che amano il gioco di ruolo. Praticamente tutti, ovviamente, e quindi hai fatto 7 come modulo, quindi 7 meno destrezza, prego. Quanti hanno almeno 2 vocali nel cognome? Credibile. Ma non è che dirne di più vi aiuta, però vabbè. Ma come mi interessa, tra l'altro, chi non ce le ha 2 vocali. Infatti. Perché si chiamerà Zrek. 11 più destrezza? 20. No, però il bonus è il numerino, meno 1. Meno 1, 11, 1, 10. Quindi Alessandra, Michela, venite sbalzate fuori dal carretto. No. Rocco e Matteo, rimanete ancora sul carretto e state lanciati verso il bosco. Cosa fate? A questo momento siete separati. Fermi! Vedete, sentite lei che urla. Fermi! Allora, una ci ha fatto imbizzarrire il cavallo e l'altra ci ha fatto perdere tempo. Continuiamo a dar retta al cavallo. Ma io... Cioè... In più... Il cavallo è imbizzarrito. Ma io c'ho il segreto per battere Zamax. Sì, ma il cavallo, essendo imbizzarrito, non è che lo non è che glielo convinci. Io ha sparato. Perché la potremmo farcela da sole. Nel frattempo il cavallo si continua ad allontanare. Allora, così. Ci troviamo al cimitero, dai, così al cimitero. Ok, nel frattempo vi siete separati, quindi il cavallo è andato da una parte con Matteo su e Michela, pure Rocco. Rocco e Matteo su, e Michela e Alessandra sono rimasti indietro e hanno visto questo carretto, andate via. Matteo e Rocco, cosa fate? Quindi ricordatevi che gli incantesimi ce l'avete separati, gli oggetti ce l'avete separati. Sì, bella allora per voi. Adesso vedi, Rocco, no, Matteo, io dov'è? Oh, chi è che mi ha rubato? Tu c'hai i tuoi, ognuno c'ha i suoi. Allora, ci sono varie possibilità. No, andare no, al cimitero, no, no. A vedere se... Me l'ha rubato, era mio. Pazienza, ormai c'era lui. Ma... Infatti io ti ho detto, perché io disse, siamo separati, ognuno c'ha i suoi, e tu non hai preso il tuo. Qui quello che è successo e che voi non vedete è che all'inizio i giocatori non si sono distribuiti i foglietti incantesimo e li ha presi tutti Rocco. Così ora che si sono separati, Alessandra non ne ha. Rocco e Matteo, cosa fate? Siete sul carretto imbizzarrito che parte? Cerchiamo di resistere e lo dirigiamo. Io posso far poco, io posso resistere aggrappato. Okay. Okay. Io Rocco deve guidare. Quando arriviamo davanti, proviamo a sparare un incantesimo. Metti che il cavallo si ferma. Davanti al cimitero, intendo. Già che andiamo a sfocare. Mentre state camminando, a un certo punto avete superato il bosco ed effettivamente da lontano sulla sinistra vedete delle croci. Forse quella è il cimitero. Loro. Voi siete invece molto ancora dentro al bosco. Ma che cosa fate? Beh, iniziamo a correre. No. E io c'ho destrezza. La prendo in spalla e inizio a correre. Sì, grazie. Okay. C'è la forza. Aspetta. Una cosa molto importante, dove sono i panini che ci hanno dato all'inizio? No, c'è la Michela. C'è la Michela.
Dunque, come se non bastasse il tempo che è sempre meno, ora mi si è pure diviso il gruppo e dovrò gestire due scene insieme. Fantastico. Vediamo cosa fanno Rocco e Matteo e cerchiamo di riunirli. Voi siete usciti dal bosco. Quando siamo davanti al cimitero, allora sì, prima guardiamoci intorno per vedere se c'è qualcuno. Cerchiamo di capire cosa abbiamo. Ma una domanda, fermi il cavallo o no? O continui dritto fino alla... Io sono partito dal fatto che il cavallo è imbizzarrito. Sì. Essendo imbizzarrito non si non ferma. Non riesce a fermarlo. Okay. Però adesso ha fatto una lunga strada, quindi si sarà anche stancato. Insomma. E allora prova a tirare le redini e vedere che fine fa il cavallo. Qui avrei dovuto fare un lancio di addestrare animali. Però, visto che il tempo stringe, chiedo direttamente al pubblico. Ok, chiedo al pubblico, si ferma il cavallo o no? Certo. Perfetto. Meno male. Senti che fa... E il cavallo si ferma, stanco. Perfetto, siete lì. Vi tengo siamo arrivati al cimitero. Vi tengo un attimo lì. Michela e Alessandra, cosa fate? Io ho messo un rossetto. Sì. Io sto correndo con Michela sulle spalle, intanto mi vado a mangiare. Io almeno un po' di salame. Esatto. Ma più veloce. Vado più rapida, stai cercando di raggiungerli. Cioè, tu riusciresti a correre con lei sulle spalle? No, al contrario. Tu riusciresti a correre con lei sulle spalle? Certo. Dobbiamo provarla adesso, non credo. Dovete dargli la forza. Porca puttana. Vai. Porca, sto sudando. Bello. Cioè. E noi ci godiamo lo spettacolo. Io lo sapevo. Al cimitero. Aspetta, sulle spalle, no, ma qua vai. Così a cavascesso. Ma lei che va, mamma ragazza. Oddio, vai, vai. Radio di vai. Vai su. Già devo correre. Gruppo. Devo correre. Corri. Senza salame. Vai. Ok. Vedi che vabbè, ce la faccio. Vabbè. Vabbè. Vabbè, basta, basta, basta. Basta, basta. Basta. Fatto sta che entrambi, non so bene come, ma entrambi alla fine vedete, voi due vedete arrivare Alessandra con Michela sulle spalle. Venite, siamo qui, aspettiamo. Così. Maledetti. Che, loro non possono sapere la nostra intenzione, ci danno per vittime di un cavallo pazzo. A un certo punto loro possono arrivare rancorose. No, certo. Ecco, insomma, cazzo, ci hai lasciato. No. T'ho detto. Ti ricordo che lo sparo è roba sua, quindi. Vi siete finalmente riuniti. Oh. Vi siete finalmente riuniti. Siete e tutti per stemperare la tensione facciamo l'amore. No. Io sono stanca, Io sono stanca. Siete tutti lì. Appena uscite dal bosco, appena siete usciti dal bosco, avete il cimitero sulla sinistra, il castello in alto, sì. Ma che improvvisamente mancano appena 10 minuti alla fine dello spettacolo e siamo ancora a Caro Padre. Serve un'accelerata, serve qualcuno che mi e lì possa aiutare a chiudere questa storia, e io so chi è quel qualcuno. Sentite dalla destra una musichetta e c'è qualcuno che fischietta con questa musichetta. Sentite qualcuno che fa. Cosa fate? Sorridiamo. No, no, no. Che è una cosa bella. Facciamoci i cazzi nostri. Noi ci abbiamo. Hai imparato, eh? Vabbè, una musichina. Una musica. Ma vediamo qualcuno? Regola. Sentite un rumore provenire dalla destra. Chiamiamo. No, chiamiamo. No, non chiama nessuno. Allora, prima di tutto, noi siamo al cimitero per trovare la lapide della signora Zamax, che non si chiamerà signora Zamax, sì, perché è sposata, quindi si chiamerà in un altro modo. Forse questo che fischietta sa qualcosa di questa signora, quindi andiamo a cercare la lapide Zamax. Ma che cerchiamo? La signora Zamax. Sergio Rossetti con la testa. Secondo me, se un master fischietta, te lo dico da slave, quando il master fischietta vuol dire che vuole comunicarci qualcosa, sì. E secondo me è saggio almeno vedere chi è e che cosa fa. Tu portati il vabbè, vai avanti, quella lì, perché casomai lo accompagni. Fischietta? Quando lui suona, vedete la musica che si sentite, la musica che si ferma, e una voce fa: ma abbiamo un collega laggiù. Chi va là? Presentatevi, collega! La nota solidarietà fra musicisti. Sento della musica. Sono un viandante, sono qui con i miei colleghi viandanti e la musica è un po' la nostra passione. Ci piace stare insieme. La musica ci piace tutta. Il nostro codice di televoto è 04. E lui fa... Non capisco bene cosa stiate dicendo, ma se vi piace la musica, piace anche a me. Permettete di presentarmi, sono William McTodd, sono il vostro... William!
Sono un bardo. E voi vedete, tu Michela, loro già lo sanno, ma tu Michela, scusi, vedi, ma lei chi è? Un ranocchietto alto 30 centimetri, elegantissimo, sì, con un cappello molto charmant, con una chitarrina in mano che ti fa, e là là, ma che bellezze abbiamo grazie, qui. Buonasera. Posso sapere il vostro nome? Io mi chiamo Michela Giro. Quando dici questa nome fai, Giro, ma che bel nome, da dove venite? E ti chiede di dargli la mano. Da Roma. E ti bacia la mano in maniera molto elegante. E voi, bellezza, come vi chiamate? Alessandra, un piacere Alessandra, conoscerla finalmente. Ma che bel nome. Io sono William McTodd, sono un bardo e mi piace allietare le persone. Cosa vi porta da queste parti? Io vi consiglierei di baciare il ranocchio, perché in altre situazioni ha portato... Ma da te serve avere il principe? Beh, vabbè, magari diventa più utile. Vuoi provare? Ma che... prova. Al limite è un saluto, siamo ancora nei convenevoli. Vai, vai. Posso darle un bacio? Non chiedo altro. E ti prende, ti abbassa, ti bacia. E quando fai... ma baci molto bene. Io? Sì. Sì, sì, sì. Sì. Beh, è stato un piacere. No, per cazzo. E poi che me dà in cambio, scusa? Le altre volte ce l'aveva bacia così. Mi dica. Io le chiederei, ma c'è qualcosa di musicale che lei può magari eseguire o evocare che costituisca per noi un aiuto? Sa, noi stiamo cercando un sepolcro, ma no, non sepolcro qualsiasi. Noi stiamo cercando il sepolcro della signora Zamas. Beh, Rossetti abbiamo detto. E perché la cercate? Passione per la morte. Oh, mamma mia. Beh, è interessante, forse ho qualcosa per voi. E tira fuori questo qui e dice, beh, questo è un bracciale della resurrezione, se volete. Ah. Ma c'è scritto Brothers sopra. Vero, giuro, Insomma, l'avete capito, ho dovuto improvvisare di brutto per chiudere questa storia entro i tempi previsti. Per cui ho preso un braccialetto che avevo comprato a Lucca 2 ore prima con su scritto Brothers, non chiedetemi perché, ed è diventato il magico bracciale della resurrezione. Un po' troppo dritto? Un po' troppo scontato? No, perché? Questo è un dettaglio. Beh, ok, per averlo cosa dobbiamo fare? Beh, partecipare a uno dei miei giochi, se volete. Certo, ma noi lo possiamo usare su qualcun altro, Okay, perché usarlo su di voi da morti è difficile usarlo da, da vivi. E lui comincia. Sai che c'è? Ho avuto 100 storie più di te, ma il loro nome devi indovinarlo te. Se tu indovini il nome di queste persone e la rima esatta trovi senza sbatta, sai che è un premio bello, proprio un premio a te ti do. Avete capito come funziona? Sì. Io vi faccio degli indovinelli, se indovinate vi regalo questo. Chi ne indovina di più si prende il braccialetto della risurrezione. Tutto chiaro? Chiarissimo. Allora comincio da te, Michela. Sai che c'è? Ho avuto 100 storie più di te. Lei sotto somigliava a un grosso e gigantesco panda. Il suo nome era Manda. Giusto, giusto. Un punto per Michela. Molto bene. E ora te, come ti chiami? Matteo Curti. Sei pronto? Prontissimo. Sai che c'è? Ho avuto 100 storie più di te. Sì. Lei stava sempre a stretta, stretta, stretta dieta. Il suo nome era... Era Greta, era Greta, Greta. Era Greta, ho detto G. Vedi anche che si altera un po' quando lo tocchi sul filo. Mi scusi. Mi dispiace. Non è stato un bravo cantastorie. Non sarete voi a possedere questo braccialetto. Adesso vediamo se Alessandra lo sarà. Sai che c'è? Ho avuto 100 storie più di te. Lei mi va. Ciao.
e poi spariva per un mese. Il suo nome era Agnese. Giusto, giusto, giusto. Maestro, come vi chiamate? Sergino. E allora Sergino, vediamo come ve la cavate. Sai che c'è, ho avuto 100 storie più di te, che io a lei me la tenevo proprio stretta stretta. Il suo nome era Orietta. Giusto, giusto, giusto. Visto che il tempo stringe, se no fra un po' mi sparano. Tranne Matteo. Sì. Voi altri tre, l'ultimo, e chi dice questo vince tutto, d'accordo? Sai che c'è, ho avuto 100 storie più di te. La sua voce era come una dolce nenia. Il suo nome era... Ilenia. Ottimo maestro, un applauso per il maestro Sergino. Sergino. E allora, quale migliore occasione per regalarvi questo? È il bracciale della resurrezione. Mi raccomando, mettetela a una persona morta e voilà, tornerà dall'aldilà. Gesù ha fatto una roba del genere. Sì? Di chi state parlando? Scusi, no, niente, cos'è, no, sei del nostro... Della nostra sì. Molto bene, signorina Michela. Sì. Enchanté, speriamo di rincontrarci presto. Però non è che mi ha dato sto bracciale, eh? Ah. Vabbè, arrivederci. E vedete lui che continua e fischiettando se ne va all'interno del bosco. E allora, raga, cimitero, sepolcri. Sì, andiamo a fare un giro fra le lapidi a cercare, cercare di capire. Ma che lei da nubile, poi comunque ha preso il nome del marito, magari è sepolta Zama. Vogliamo fare una preghiera? Che ci aiuta a trovare sto, dico, te prego, aiutaci. Abbiamo gli incantesimi. Dai, facciamo, leggiamo, no, prima caso, andiamo dentro. Allora, magari siamo fuori dal cimitero. Lì la vediamo. Magari è accidente. 500 metri dal cimitero. Entriamo al cimitero. Ok, camminate. Il carretto che fate? Il carretto siamo dietro, portiamo. Vi portate il carretto dietro, arrivate di fronte al cimitero. Ovviamente ci sono un sacco di lapidi. Che cosa fate? Entrate nel cimitero, aprite. Il cimitero sembra un cimitero normalissimo. Quante lapidi ci sono? Ci saranno 500 lapidi. Vabbè, ci dividiamo e cerchiamo la signora. Dividiamoci. No. Era per fare prima. Cerchiamo di leggere, cominciamo a vedere se ci sono. Tanto sicuramente la lapide interessata avrà un incantesimo da risolvere. Oppure non c'è qualcosa per la quale possiamo esaltare le nostre doti? Come lei ha fatto prima, che la gente c'aveva i palettini. Che vuoi fare? Intanto guardo. Ok. E non ho ancora visto niente. Allora mi dico, ah, se ci allora, fosse lei secondo me lì, tipo la vista luminosa. Allora, questa è la moglie. L'ho trovata, di uno l'ho trovata. Più grande. L'ho trovata. Cerchiamo. Dove l'hai trovata? Mentre voi state lì sempre a parlare con quella pratica. Ok, fermati. Lei è fortissima. Secondo voi c'è una lapide con scritto moglie di Zamaz? Però ci sarà la lapide più grande del cimitero, visto che lui ha il castello più grande di tutta la regione. Secondo voi c'è una lapide più grande del cimitero? Sì! Allora, a un certo punto trovate una lapide di 2 metri. C'è un tempietto un po' un tempietto, po' moro, un tempietto, una cosa un po' coatta, un mausoleo. Un tempietto. Che cosa fate? Siete di fronte a questo tempietto, bello costruito, tutto di marmo, con i dettagli. Leggiamo il nome prima di tutto. Sul nome c'è scritto Gremilda. Gremilda. È lei, dai. Gremilda Zamax. No, il cognome non c'è scritto. C'è scritto Gremilda, la mia amata. Non c'è la foto. Gremilda Tucciarone. Non è Tucciarone, che non è mica. Ragazzi, tempietto, marmi, Gremilda, la mia amata. Io provo a aprirla. Usiamo un incantesimo. Provo a aprirla, magari si riesce. Allora, questo qui, che è quello che. Leggilo. Oppure vogliamo che lo fa lei a testate che fa. Che non rischiamo. Vabbè, lei, però lo leggo io. Vai. Mannaggia a voi. Mundus subsistitit nisi me.
il latino, io c'avevo tre. Tempus cessat, sed meum non est, nemo nisi me animadvertit. Quando dici questa cosa il tuo foglio si spappola dalle mani, voi tre rimanete immobili, tutto attorno a te si ferma e tu sembri l'unica in grado di muoversi. E mo? Ma loro, non parlano? Loro non ti rispondono, sono fermi immobili. Che incubo, ma perché? Fermi, frizzati così. Frizzati. Gli uccellini che volavano sono fermi, frizzati tutti, così. Tutti fermi. Prima di tutto, ragazzi, puoi andare a prendere i suoi panini. Ma che me ne faccio? Uno te lo mangi. Cosa vuoi fare? No, prova a aprire la tomba, sto nel frattempo. Ok, apri la tomba si apre tranquillamente, non okay, è neanche... Ok, c'è un cadavere dentro. Neanche, beh, non è che c'è il cadavere così, che sta aspettando. C'è la bara. La bara? Cioè, sì, certo. Prova a aprire la bara, loro rimangono tranquilli fuori. Ok, mi fai un tiro su forza per vedere se riesci a scoperchiare la tomba? Veloce. Chi ha fatto la doccia stamattina? Chi ha fatto la doccia stamattina? Pochini. Pochini, okay, raga, non mi davate tanto in effetti. Pochi, okay, è vero, sorprendentemente. Ok, 14 più la forza. E più 2. Perfetto, 14 e 2, 16 con uno sforzo incredibile. La tomba si solleva e c'è effettivamente un cadavere. Ok, corro da Sergio. Sì. Prendo il bracciale, sì. E lo metto. Okay. Lo metto nel momento in cui signora. Tu stai per mettere il bracciale, voi vi rianimate, okay. Potete tornare e sentite un vento gelido che arriva alle vostre spalle. Oddio. Dietro di voi appare una figura che praticamente non cammina, che si muove camminando a 30 centimetri da terra. Ha una tunica rossa che svolazza, ha una faccia bianchissima scheletrica, che è la sofferenza fatta persona. Si avvicina, vi avvicina e vi fa: chi di voi ha aperto la tomba di Gremilde? Lei. Ma ragazzi! Tu potresti comunque offrire un po' di grappa. Che... Io grappa e... guardi. Lui si avvicina e vedi che comincia a sollevare la mano verso di te. L'avere un po' a fame? Vuole qualcosa? Noi abbiamo l'unica fame cosa che voglia è la tua morte istantanea. Digli che è viva. Infatti no, lei so che è innamoratissimo della signora qua. Non la nominare neanche! No, per carità, ma avrei un regalo per lei. Che cos'è quello? È il bracciale per farla tornare in vita. Non dite sciocchezze, nessuno torna dal mondo dei morti. Testimoni, provi, amici. Provi, che c'ha da perdere? Al massimo non torna. Al massimo non funziona. Cioè, però, vediamo. In cambio di questo... Cosa facciamo? Noi vogliamo tornare sulla terra? Ma hai visto? Dai, sto bracciale. Ma no, ma scusi, No, ma noi siamo ancora sulla terra. Eh no, siamo in un altro universo. No, c'è il vento freddo. Vabbè, senta, tenga, guardi che facciamo. Lui fa così e questo braccialetto vi viene strappato dalle mani e finisce nelle sue mani. Che cos'è questo? Questo resuscita le persone. Veramente? Ma non persone qualunque, amori della propria vita. Sei un casino. Vedete lui che si avvicina alla tomba, vi guarda. Come avete intuito, siamo quasi arrivati alla fine dello spettacolo e qui stavo cercando disperatamente un modo di dare un bel finale allo show. Come dice sempre Keith Johnston, l'improvvisatore è una persona che cammina in avanti guardando indietro. E così mi sono messo rapidamente a pensare a cosa avevamo seminato durante lo spettacolo, ma non avevamo ancora usato. La risposta era proprio in platea. Zoltar, che col suo microfono poteva far parlare direttamente le persone del pubblico. Quale migliore occasione per coinvolgerli e fargli direttamente interpretare dei personaggi non giocanti? E chiedo una cosa, Christian. Ci sono. Mi trovi una persona. Tu, vieni qua, Christian, vieni qua. Una persona esterna, tipo lui con la barba e gli occhiali. Esatto. Da questo momento tu sei Zamaz. Ok? Ok. Da questo momento tu sei Zamaz. Ma parla proprio come Zamax, è incredibile. Zamaz in questo momento è avvicinato al corpo della persona. Guarda loro e dice: boh. Rassicurante, vuol dire che faccio un attimo il punto. È molto cattivo. Ce l'ha con loro. Vive un dramma interiore. Se dare letta e tentare questa cosa oppure no. Quindi una roba tipo più boh. Ma non è che boh. Deve dire una cosa minacciosa. Trovami un altro Zamaz, va, per l'amor del cielo. Trovami lei, Zamaz, lei, guarda. Brava. Lei, vai. Zamaz. Guarda loro e dice: se non dovesse funzionare, passerò l'eternità
a uccidervi ancora, ancora, ancora. Ah, perché c'è ancora. Beh. Mazza cattiva. Oh. Lei è master. Che fa? Mette questo braccialetto oppure no? Ci prova. Ok. Rimpiangete il buono adesso, eh? Avevo detto che era rassicurante. Mette il braccialetto alla sua amata e improvvisamente il corpo della sua amata comincia a riprendere forma. Oh. Zamax sbianca e dice: oh, a Zamax, eh? Alza un dito. Alza un dito. E prima di sbilanciarsi vuole controllare come sta la sua amata. Beh, mo pure questo noi che c'entriamo. Quindi la sua amata riprende colore, riprende forma, a lui gli scende una lacrima nel vedere la sua amata che effettivamente ritorna da scheletro quello che era a una persona così come la conosceva. Effettivamente sembra che il sangue ricomincia a fluire all'interno delle sue vene. Tutti e quindi fanno... E quindi che cosa dice? Accarezzandole il viso dice: Grimilde, sei tu? E Grimilde risponde qualcosa. Grimilde è lui. Grimilde, veloce, siamo in chiusura. Sì, sono io. Sì, sono io, dice lui. Per cui tu potresti commentare con la musica sotto. Lui ti guarda, fa così con le dita e quel coso si deflagra in mille pezzi. Per fortuna. Dopodiché prende Grimilde, i due si baciano e Zamax vi guarda e dice: avete la mia gratitudine. Oh. Basta. Ok, allora noi abbiamo delle cose da chiedere. Che cosa? Veloce. Noi vorremmo anche poca pazienza, che lei desiderio. Fosse un po' più morbido col villaggio e ci riportasse a Lucca. Ok, Zamax schiocca le dita e improvvisamente voi venite presi da un vortice. Tutto quello che vi era stato dato dall'altro universo sparisce, quindi il libro di pieghere, la pistola e gli incantesimi. Voi venite quasi, venite storditi da questo vortice. Improvvisamente vi risvegliate, vi guardate attorno e davanti a voi c'è una serie di persone che vi sta guardando. Hanno delle strane palette in mano, perché vi accorgete che questa era una partita di Dungeons & DJ. Hanno giocato per voi Rocco Tanica, Alessandra Patitucci, Matteo Curti, Michela Giro. Grazie a Cristian Zoltar Bellomo per il supporto. Sera, ma in tutte le forme. Grazie a Radio DJ, grazie a One Podcast, grazie a Lucca Comics per tutto questo. Beh, grazie a tutti voi per essere stati qui con noi questa sera e per aver venite e per aver accolto con tanta gioia e tanto affetto questo podcast. C'è un'ultima cosa che dobbiamo dirvi prima di salutarvi, una cosa che quasi quasi dimenticavamo. Possiamo ufficialmente annunciare la terza stagione di Dungeons & DJ. Dovrete aspettare un po'. Dovrete aspettare un pochino, abbiate pazienza, stiamo lavorando per voi per darvi anche un sacco di novità, ma ci sarà una terza stagione di Dungeons & DJ. Rivedrete Morbegno, rivedrete Candelora, rivedrete la Rosanna, rivedrete Erpe, rivedrete Clara, rivedrete Shenron e vedrete anche Michele, vogliono anche posso Michele. Solo dire una cosa, io volevo salutare calorosamente i miei amici Claudio Colica e Claudio Di Biagio, perché insomma loro sono dei grandi giocatori come me da oggi. Brava, grazie a tutti. Grazie per essere stati con noi. Bravo, ci vediamo Francesco. Bravo grazie a tutti, grazie Alessandra, grazie Rocco, grazie Michela, grazie Matteo, ci vediamo in giro, buona Lucca, ci sentiamo presto su Dungeons & DJ, grazie per il supporto, ciao! Dungeons & DJ è un podcast di e con Francesco Lancia, montaggio Tommaso Checchi, supervisione tecnica Gabriele Rosi,
Consulenza artistica Cristian Zoltar Bellomo. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.